insegnate ai bambini. Non divulgate illusioni sociali. Non gli riempite il futuro di vecchi ideali. Secondo me gli italiani sono cattolici e laici. Ma anche i più laici piace la benedizione del Papa. Non si sa mai. Una brutta giornata, chiuso in casa a pensare. Una vita sprecata, non c'è niente da fare. Non c'è via di scampo, ma quasi quasi mi faccio uno shampoo. Un'aria già primaverile, in cui ti senti più pulito. Anche la strada è più pulita, senza schiamazzi e senza suoni. Chissà perché non piove mai, quando ci sono le elezioni. Ma cos'è la destra? Cos'è la sinistra? Ma l'ideologia? L'ideologia? Malgrado tutto, credo ancora che ci sia. E continuare ad affermare un pensiero, il suo per te, con la scusa di un contrasto che non c'è, senza dov'è. Secondo me quella sedia lì va spostata. Anche secondo me quella sedia lì va spostata. Facile dirlo quando lo han detto gli altri. Se è per questo sono anni che lo dico, ma nessuno mi ascolta. Scusi presidente, ma mente il fanatismo delle camicie nere ai tempi del fascismo, da cui invece non nacque questa democrazia, che a farmi complimenti ci vuole fantasia. Io non mi sento italiano, fortuna purtroppo lo so. Con lo bicchiere di Barbera, con lo bicchiere di